Senti, prima parlavi di due ruoli fatti a distanza di due mesi, importanti, appunto l'anarchico Pinelli, che come ricordate poi insomma, cade accidentalmente o meno in sede della finestra della Questura di Milano, dopo la strage di Piazza Fontana, e invece il poliziotto fascista di Acap. Bene, uno è un personaggio di pura composizione, parte di un genere di autori, punto di osservazione, richieste, sicuramente non campato in aria, però insomma è un personaggio a cui tu devi dare proprio corpo e anima dal primo momento. L'altro, al contrario, devi magari anche combattere con l'immagine che molti spettatori già avevano di me, perché non è che ti somigliasse per esempio molto fisicamente, comunque con tutta una serie di cose che noi sappiamo, c'è già tutto un immaginario. Ecco, tu so che nei fatti ti è successo tante volte, hai personaggi ispirati alla realtà di Vittorio, Barta, di altri, e altri invece appunto hai fatto anche il fantasy che prima ricordavo, le cronache di Narnia. Beh, lì c'è proprio un grande video nel tuo monitore, o no? O invece magari le due cose sono più vicine di quanto noi sospettiamo. No, c'è un grande video, voglio dire, quando tu devi affrontare un personaggio di totale finzione e di costruire nella tua ricerca piano piano come in un disegno, devi piano piano iniziare a delimitare un territorio all'interno del quale poi piano piano vai ad affinare i dettagli, vai a scoprire, a mettere in discussione, mai a chiudere uno spazio, ma iniziare a assaporare quelle che possono essere delle associazioni, anche improprie, che iniziano a darti un'idea di chi possa essere questo essere umano, che preferisco come termine a personaggio, individuo mi sembra più giusto. Quando hai a che fare con una persona realmente accaduta, quel lavoro lì inizialmente sembra già fatto, ma nessuno di noi, tornando al discorso che facevamo prima, è semplicemente quello che gli altri ricordano di lui o una fotografia. La classica frase che noi sentiamo dire quando c'è un fatto efferato di cronaca, era una persona tanto educata, in realtà è esattamente così, cioè non è che ciò che gli altri pensano di noi sia sempre ciò che noi siamo. E quindi lì inizia un percorso che ha a che fare con la sacrosanta libertà dell'artista di andare a immaginare attraverso quelli che sono i dati reali ciò che quest'uomo può essere stato, o soprattutto ciò che nella vita di quest'uomo risuona da qualche parte nel mio mondo immaginario. E con Pinelli è stato per me molto importante incontrare la vedova e le figlie, e mai nella mia vita ho sudato così tanto come quando sono entrato in quell'appartamento, ed è stato un caffè western per me. Giustamente la vedova Pinelli è una donna estremamente diffidente di chiunque si avvicini alla vicenda del marito, e quindi per me era molto importante prima di tutto che loro accettassero che un emerito sconosciuto, entrando a casa loro, dicesse: salve, devo essere suo marito, salve, devo essere suo padre. Se accadesse a me sarei molto infastidito. E quindi per me la prima cosa era guadagnare la loro fiducia, sapere che qualsiasi cosa fossi andato a fare non avrebbe offeso la loro memoria emotiva di questo. Un incontro del genere come avviene? Cioè in forma molto privata, vai proprio tu da loro, vai con il regista, dice Marco Tullio Giordana, comunque ha tutto un percorso cinematografico alle spalle che legittimava, autorizzava, dava forza a questa richiesta così, tra virgolette, invadente, insomma. Ma può essere anche, voglio dire, può scegliere anche il Presidente della Repubblica, tu hai a quel punto. Ma tu scegli di andare da solo? No, più di quel caso siamo andati io e Michela Cescon, l'attrice che interpretava proprio lei, però sicuramente c'è stato un percorso di avvicinamento che è stato fatto prima da Marco Tullio Giordana, poi dalla produzione, e mai sarei andato laddove non ci fosse stata l'approvazione da parte loro. Altra cosa è con Bartali, in cui c'era anche un desiderio invece delle persone di averti. Di Vittorio ho avuto la fortuna di diventare amico di quella donna straordinaria che era Baldina Di Vittorio, la mia figlia, e ancora oggi sono in contatto con la nipote Silvia. Ambrosoni, sono tutti personaggi da cui vicenda comunque
stata importante per me dal punto di vista biografico, cioè ancora oggi, appunto, se mi parli del film io ti parlo di quel caffè. E penso che quella poi sia la nostra vera ricerca, cioè le memorie che noi possiamo avere dei film che facciamo, dei personaggi che facciamo, sono memorie dei momenti che noi abbiamo vissuto lì, prima di tutto nella parte di ricerca, che è la parte più bella del nostro mestiere, secondo me. Quindi tutto quello che viene prima, insomma, quello che noi non vedremo, ma che ha dato a detta dentro la spinta. Ma tu dicevi di Acap è un personaggio di finzione, in realtà non è un personaggio di finzione, è un collage di una serie di persone, però io quando ho iniziato a fare questo film ho iniziato a prepararlo con una persona che non avrei mai incontrato nella mia vita, un convinto, facinoroso cellierino di destra, e abbiamo convissuto. E ti sei trovato da solo? Ti ha trovato la no, sì, come... in qualche modo sapevo che rientrava all'interno delle persone che erano per esempio entrate a Bolzaneto, e lui guardava me col disprezzo con cui può guardare un progressista, e io guardavo lui con la diffidenza con cui io posso guardare una persona che ha delle idee politiche così forti, fino a diventare amici.